Cari amiche e cari amici, un buon pomeriggio e nuovamente ben ritrovati da Londra. Mi trovo quest'oggi in una postazione, diciamo, molto famosa e molto trafficata. Alle mie spalle si può vedere là dietro la stazione di Victoria, Victoria Station, punto di snodo molto importante dove tra l'altro passano linee di metropolitana come la Circle, la District, la Victoria Line, ma non sono certo qui per questo per parlarvi della stazione. Ma sono qui perché davanti a me c'è qualcosa che forse non tutti hanno avuto modo di vedere qua a Londra. Si tratta di questo. Eccolo qua, vedete questo orologio? Questo orologio è, diciamo, la copia più piccola del famoso Big Ben, che poi Big Ben è un nome inappropriato perché, come sapete tutti, è il nome della campana più grande, più importante della Elizabeth Tower, la torre dell'orologio del Parlamento, ok? Quella che tutti vanno a fotografare. Questo è un po' molto poco conosciuto, si chiama Little Ben perché ovviamente è una riproduzione più piccola, ma non è per questo meno non degno di nota, diciamo. È un orologio che rappresenta in piccolo il Big Ben, per questo l'hanno chiamato Little Ben, ed è fatto di ghisa. Ha i suoi anni, devo dire, che è stato eretto nel 1800, come dice questa targa, 1892, è stato rimosso nel 1964, è stato quindi ripristinato e ricollocato nel 1981 con questa collaborazione di questa società francese. Infatti è stato offerto come gesto di amicizia per la relazione franco-britannica. E questa inserzione qua sotto è una cosa secondo me molto curiosa, che forse non tutti sanno. Questo orologio Little Ben's si scusa per diciamo, l'ora estiva, summertime. Vi spiego poi perché. Tradotto qua sotto, my hands, che in questo caso non sono le mani ma sono le lancette, possono essere avanti o indietro, ma il mio cuore batte in modo concreto sia per l'Inghilterra, l'England, che per la Francia. Ecco perché l'orologio si scusa, per il summertime, perché inizialmente questo orologio avrebbe dovuto tenere le lancette dell'ora e dei minuti sempre nello stesso formato, ovvero noi abbiamo cambiato l'orologio in avanti, abbiamo mosso le lancette in avanti una settimana fa. Ecco, questo non si sarebbe dovuto fare con questo orologio, quindi le ore sarebbero rimaste sempre uguali. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che durante l'ora estiva questo orologio avrebbe continuato a segnare l'ora esatta per la Francia, nel mese invernali per l'Inghilterra. Quindi quest'oggi non viene più fatto, tant'è vero, come potete vedere, sono esattamente le 6:20 che sono anche quello che dice il mio orologio, quindi questo oggi non viene più fatto. Comunque Little Ben è questo. Se siete dalle parti di Victoria Station, fateci un giro. Se volete poi fare due passi a piedi, seguendo su questa strada qua davanti a me, si arriva a piedi molto velocemente al Big Ben, una decina di minuti di camminata a piedi. Un'ultima cosa e poi chiudo questo breve filmato, che non è chiaramente lungo come quelli che ho fatto l'altra volta, perché un po' in tanti si sono lamentati, ma non ho tempo di sentire, non ho tempo di vedere. Giustamente sto facendo dei cortometraggi certe volte. Di questo Big Ben, anzi di questo Little Ben, esiste una riproduzione che è stata collocata nella capitale delle Seychelles, ok? Quindi se vi capitasse mai di andare alle Seychelles e di andare nella capitale, troverete una cosa esattamente uguale a questa. Siccome qui sono davanti a Victoria Station, qui c'è Victoria Street, e sono nel quartiere di Victoria, secondo voi come si chiamerà mai la capitale delle Seychelles? Ovviamente si chiama Port Victoria, con molta fantasia. Bene, davanti, anzi, alle mie spalle salutiamo il Little Ben, io vi saluto, vi auguro per domani una buona Domenica delle Palme e ci riascoltiamo e ci rivedremo sempre qua da Londra prossimamente. Ciao e buona serata a tutti!